Quindi, se dovesse dare per esempio un consiglio ai giovani artisti, visto che questa intervista è per Arts Life, lei consiglierebbe di andare all'estero per superare l'ostruzionismo. Guarda, che si trova in alcuni campi. De Gasperi, che non è di oggi, diceva: imparate le lingue, andate all'estero. Devo dire che io sono americana, però ho vissuto tanto in Italia anche da piccola e ho cominciato a lavorare nel cinema. A un certo punto sono andata in America, sono tornata in America per 10 anni, e quando sono tornata è partita la mia carriera. Quindi evidentemente porta bene andare all'estero. Siamo con Anselma Dall'Olio, che quest'anno è nella sezione documentari con un film su Franco Zeffirelli. Lei ormai è diventata specializzata nei documentari, nel riportare le storie dei grandi registi italiani, soprattutto. È un destino, perché me li hanno offerti tutti e tre. Sì, sì, mi hanno proprio offerto di farlo. Quindi quando io cercavo di fare la regia mi dicevano sempre di no, invece poi sono arrivati da me. Vedi che i miracoli esistono. E in questo caso in particolare, come si è convinta che questo sarebbe stato il film giusto per lei e come si è dedicata alla raccolta del materiale? Mi aveva proposto la produttrice Francesca Verdini, io conoscevo Franco Zeffirelli, mi stava molto simpatico, c'è il suo anniversario l'anno prossimo, 2023, quindi era giusto fargli qualcosa, e poi perché mi sembrava giusto restituire alla sua grandezza internazionale un regista che non è mai stato ben apprezzato in Italia e per ragioni che a me stavano a cuore. Quindi mi interessava fare proprio un film per questa ragione. Infatti immagino che non sia stato facile affrontare determinate cose proprio per questa repulsione da parte, diciamo, della... Beh, quella è la parte più interessante, quello difficile è che per un regista così poliedrico, così fatto tantissime cose, lui ha fatto 138 opere, 30 opere di prosa in teatro in Inghilterra e in Italia, e 15 film e diversi documentari, quindi era difficile gestire soprattutto la sua carriera all'interno di un ritratto della persona, perché a me sempre interessa approfondire il personaggio, no? Chi era lui, cosa lo muoveva, e contemporaneamente ovviamente dovevo parlare del suo lavoro, quindi distillare una quantità enorme di opere che lui aveva fatto, curato, regie che aveva, poi spesso faceva anche il production design, costumi, quindi faceva veramente tante cose. E quindi, insomma, difficile era distillare tutto questo per arrivare poi nella profondità di un personaggio che poteva sembrare, ed era, un irrestabile farfallone, come ha detto Riccardo Tozzi, ma era anche un uomo che aveva delle grandi profondità che nascondeva molto bene. Quindi è stato difficile arrivare a questo, perché lui non voleva che si penetrasse questa sua intimità veramente profonda. Lui era innamorato del mistero, no? Cosa che non è da tutti, ma arrivarci non era facile, perché non ne parlava, era una cosa che teneva per sé. Quindi questo era, e quindi è stato difficile, però insomma, spero di esserci riuscito, di far capire un pochino questo personaggio così mal compreso in parte. E personalmente, alla fine di questo percorso, lei cosa pensa di aver imparato? Ecco, in che modo l'ha arricchita questo processo di ricerca? Beh, è stata la conferma di una certa mia fede nella vita. Cioè, lui era una persona estremamente positiva, con un caratteraccio, non è che era forse perfetto, anzi poteva essere anche molto difficile, però ha avuto tantissime avventure nella sua vita, non solo così, molte cose positive e anche, ovviamente, come tutti, una buona dose di cose negative. Lui è riuscito sempre, con un buon umore di fondo suo, a girare anche situazioni molto negative e farle diventare delle forze. Do un esempio: lui, quando si è rotto con Visconti è stato il suo importantissimo mentore, perché era giovanissimo quando l'ha incontrato. Sono stati insieme 5 anni, ha lavorato, ha imparato tutto da lui, lo dice anche nel film Zeffirelli. Quando si sono lasciati, litigavano anche, ovviamente, Visconti, il ricco conte Duca, eccetera, era comunista e Zeffirelli no, quindi era una delle ragioni del litigio. Quando si sono lasciati,
Visconti gli ha fatto il vuoto intorno, ha dato l'ordine che non doveva lavorare Zeffirelli, e lui è andato in Inghilterra, è diventato famosissimo e ha venerato anche all'estero, e poi ha lavorato ovviamente anche molto in Italia, però lui, la sua fama all'estero è assolutamente immarcabile, cioè lui è considerato un grandissimo artista ed era l'artista italiano sicuramente più conosciuto nel mondo dopo Toscanini. Dopo Toscanini c'è Zeffirelli, io non so neanche chi c'è oggi. Fellini, Ferreri, Zeffirelli, se poteste, diciamo, una frase per ognuno, come è quasi impossibile, mi rendo conto, ma... No, beh, cioè, già nel titolo per Ferreri era un folle lucido. Un pazzo che non era pazzo. Bellissimo quello, glielo posso dire, cioè veramente mi ha fatto impazzire. Poi anche un altro personaggio abbastanza trascurato, e era assolutamente necessario quell'operazione che lei ha fatto. Esatto, io ci avevo lavorato, questo aiuta quando avevi lavorato. Fellini era il mistero, cioè l'innamoramento del mistero. Lui tutto quello che era il non conoscibile o non conosciuto lo incuriosiva. Era curioso di tutto. Quindi Fellini degli spiriti era veramente un uomo con questa grandissima curiosità per quello che si vede e anche molto per quello che non si vede, ma che c'è. Zeffirelli, ecco, il conformista ribelle, anche lì c'è dentro il titolo tutto quello che è proprio la dualità della vita. Qualcosa che per alcuni poteva essere conformismo, essere cattolico, essere democristiano dopo berlusconiano, all'interno del mondo del cinema era quanto di più rivoluzionario ci potesse essere, no? Perché andava contro tutto e tutto quello che era considerato accettabile. Quindi sono tre personaggi che mi sono arrivati per puro caso, però erano destinati per me sicuramente. E la sua presenza invece a Venezia come la commenta? Beh, insomma, è buffo perché sono stati qui, sono stati tanti anni qui, no? Quasi 30 come critico. E quindi tornare è estremamente familiare, perché io dico, ma qual è la prossima proiezione? Mi sembra che devo andare a lavorare. è buffo passare dall'altra parte della sala, no? Io sono abituata a stare nel pubblico, ero abituata fino al 2017, io stavo a fare per giornalisti, diciamo, no? Le conferenze stampa. Adesso invece mi trovo dall'altra parte. Ma fare la regista era una cosa a cui lei aveva pensato sin da lì, ho lavorato. Cioè, è diventata critica per l'amore per il cinema e poi... Perché sì, io ho sempre fatto quello che c'era da fare. Allora, per anni facevo il set, perché facevo il dialoghista, e si faceva, perché c'è stato un lungo periodo in Italia dove si giravano i film in inglese, pensando che tanto si doppiavano uguale, no? Quindi dicevano, ah, si vendono di più all'estero, non è vero, però era il mio lavoro. Finito quello, perché è arrivato il suono diretto, ho cominciato, prima ho fatto doppiaggio, poi ho fatto critico, cioè sempre nel cinema. E il pubblico adesso dove lo vede Zeffirelli? Lo vedrà al cinema, uscirà per 3 giorni, non so esattamente quando, come film evento da Rolling Stone Distribuzione, che è anche parte della produzione, e poi ci sarà, ovviamente sarà su una piattaforma, penso Rai a questo punto perché è coproduttore. Andate al cinema, Zeffirelli, il conformista ribelle. Ciao! Grazie.